Uffa, ho già idee per la storia da scrivere per il concorso di letteratura. Mannaggia la prof che mi ha iscritto. Uffa. Pim benum, pim benum. Ti amo, Nobu. Ragazze, la colazione è pronta! Oh, la colazione, la prima gioia della mia giornata. Rosita, che stai scrivendo? Rosita? Pim benum, pim benum, pim. Rosita? Candy, no, non stavo scrivendo niente, non guardare, non guardare! Non sto guardando, oh, rilassata, è solo lunedì, Iniziamo col piede giusto. Dai, la mamma ci ha chiamate per la colazione. Sì, arrivo subito, eccoci. Buongiorno famiglia, buongiorno madre, buongiorno padre. Buongiorno care. Allora Candy, come sta andando il tuo racconto per il concorso? Caro, lo sai che nostra figlia è stata scelta per partecipare al concorso letterario della scuola di Sandtown? Oh, certo che lo sapevo, cara, ovvio. Come sta andando Candy? Beh, mica tanto bene. Però sono sicura che l'ottima colazione che mi ha preparato mamma mi tirerà su di morale. Ma come mai non riesci a scrivere, Candy? Voglio dire, hai sempre inventato tante storie. Oh, sì, le migliori storie per bambini mai sentite. Oh, ti ricordi quella in cui Glitter aveva una rivale? Come si chiamava? Oceania. Sì, la storia di Oceania, me la ricordo. Sì, molto bella, solo che qui papà sto facendo una storia un po' più per i grandi, volevo mettere un personaggio detective. Ah, benissimo, allora potresti venire in centrale a prendere ispirazione. Sarebbe un'ottima idea, Papuccio. Ok, dai, allora il pomeriggio, dopo che ho fatto i compiti, vengo da te in centrale. Sì, vedrai che stare con tuo padre ti darà l'ispirazione giusta per il racconto. Ora mangia, Candy. Oh, che bello, mamma, hai preparato i waffle. Sono senza uova. Senza burro, senza latte, senza gioia. Mannaggia. Dai, Candy, non preoccuparti. Sono sicura che la professoressa ti darà altro tempo per finire. Ma no, ma c'è una data di scadenza per il concorso, Glitter. No, anche questa frase non va bene. E poi questa cosa non ha senso. Dai, sei sempre stata bravissima a inventare storie. Sì, me lo stanno dicendo tutti. Ma ho un blocco, Glitter. Non lo so. È che tutto quello che scrivo è brutto, non va bene. C'è qualcosa che non va. È come se avessi perso qualcosa. Cielo. Glitter, cosa? E se non fossi più un piccolo unicorno? Ma non dire sciocchezze, Candy. Forse crescendo ho perso i miei poteri. E là, ragazze, buongiorno! Come va? Candy è un po' in crisi. Ha il blocco della scrittrice. No, ma dai, Candy! Devi solo rilassarti. Allora hai mangiato di nuovo i waffle vegani di tua mamma? Sì. Ecco, quello è il problema, vedi? A te servono gli zuccheri nel cervellino per funzionare. Ah, ma sai che forse hai ragione. Sì, forse devo andare a scrivere alla pasticceria di Alice. Facciamo così. Dopo scuola andiamo prima da mio padre, così raccolgo un po'. No, anche questo non va bene. Un po' di idee e poi andiamo alla pasticceria. Certo! Ok, va bene. A proposito di Giusti. Uffa, la prima ora abbiamo il professor Giustino. Già, wow, mamma mia, non lo sopporto più il professor. Professore, ma Jimmy? Ah, stava ripetendo una cosa. Jimmy, oh, tappo. Oh, sì, scusate ragazzi, arrivo. Ciao, ciao Candy, ciao. Che c'è? Qualcosa non va, piccolo. Qualcosa non va? No, niente, solo che non riesce a scrivere. Oh, ragazzi, scusate, io vado a lezione, ci vediamo dopo. Come non riesci a scrivere? No, vabbè, ma. Passerà, comunque Gennarino, ne abbiamo già parlato, dai, abbiamo già risolto. Che strano, da quando la conosco non ha mai avuto il blocco della scrittrice. No, infatti, wow, Candy sembrava una macchina a gettoni, metteva il gettone e usciva la storia. Boh, ma sarà l'ansia di questo concorso? Ma no, lei ha già partecipato a tanti concorsi e li ha sempre vinti. Ma non lo so, vabbè, andiamo in classe. Willy, questo è il tuo compito. Oh, grazie, prof. Cosa? 3,5? 3,5? Ma come hai fatto a prendere 3,5? Beh, molto semplice, non ha studiato. Ma professore, ha studiato con me. Cosa? Cosa, Jimmy?
Avevo detto di non aiutarlo. Ma prof, è impossibile non aiutare un compagno di classe. E poi Jimmy l'ha interrogato e... Ah, Jimmy, adesso ci mettiamo anche a fare i professori. No, non volevo assolutamente sostituirmi a lei. È che... Prof Giustino, non fa niente, è colpa mia. Evidentemente proprio non ci arrivo su queste cose. Ecco, questa è la realtà. Non ci arrivi. No, veramente, professore, io non capisco perché debba denigrarlo così. Non è vero, Willy ha tutte le capacità per capire quelle cose. Ma com'è che l'esercizio era sbagliato? Scusi. Signorina Candy, sta mettendo in discussione il mio giudizio? No, però... Cioè, anch'io l'ho sentito ripassare. Ah, abbiamo una classe di professori. Bene. Allora, nota disciplinare a Candy e a Jimmy. Va bene, benissimo, perfetto. Se devo avere una nota solo per esprimere il mio pensiero, allora va bene. Ma professore, non... la vuoi anche tu o ti basta quel 3,5? Buongiorno ragazzi! È suonata la mia ora, Giustino, ti do il cambio. Sì, guarda, questa classe proprio... Oh, non la sopporto. Eh? Che cosa è successo? Candy? Il professore mi ha messo la nota disciplinare, l'ha messa anche a Jimmy. Cosa? Una nota a te? E per quale motivo? Perché volevo difendere Willy. Il professor Giustino dice che non dobbiamo aiutare gli altri compagni di classe. Oh, ma è terribile come cosa. No, sistemerò la faccenda, ne parlerò in aula, professori, ragazzi, ve lo prometto. Grazie, professoressa Zulietta. Su, ora siamo nell'ora di letteratura. Allora, Candy, vuoi farci sentire la tua storia? Ecco, allora, professoressa, io in realtà avrei abbocciato qualcosa, ma... Fa vedere. No, prof, però veramente è tutto da modificare, fare... Oh, non uno dei tuoi lavori migliori, Candy, però ci si può lavorare sicuramente ai... Altri 2 giorni. Sì, farò il possibile, davvero. Beh, oggi parliamo di letteratura inglese, ragazzi. Studieremo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Che bello, io lo adoro. Anch'io! Chissà che non possa ispirarti, Candy. Allora, aprite il libro di letteratura a pagina 28. Dai, adesso chi glielo dice a mia mamma che ho preso 3,5? Willy, non preoccuparti. Penseremo a qualcosa per il professor Giustino. Dobbiamo assolutamente fare giustizia. Fammi vedere. Cioè, guarda qua, è tutto corretto. Solo che ha trovato errori che si è inventato. Ma è assurda questa cosa. Lo so. Sicuramente la professoressa Giulietta gli parlerà. Sì, ma è una cosa che va avanti da sempre. Oh, buon pomeriggio, ragazzi. Ciao Nobu, scusate, non ho potuto fare a meno di ascoltare, stavate parlando del prof Giustino? Sì, proprio lui, non vuole che aiutiamo Willy a studiare e soprattutto Willy aveva studiato con me, aveva imparato tutto e gli ha messo comunque un 3,5 inventandosi errori che non esistono. Che c'è Nobu, ne sai qualcosa? È che sul mio blog Cioccolatte e Verità sono arrivate molte soffiate riguardo questo professore. Del tipo? Beh, diciamo che non vede di buon occhio le persone che non vengono da Rainbow City. Ma questa è una cosa gravissima! Cioè, non puoi assolutamente giudicare una persona dal suo paese di provenienza. No, assolutamente! È super grave! Beh, no, magari... Il tuo blog può fare qualcosa? Ne hai mai parlato? No, devo prima raccogliere le dovute informazioni. Oh beh, ci pensiamo noi, Nobu. Ecco, fa vedere. Sì, questo può andare bene. Dovremmo farci una chiacchierata. Certo, tutto quello che vuoi. Visto Willy? Tranquillo, troveremo una soluzione. Oh, io purtroppo devo andare da mio padre. Ci si vede, ragazzi, ciao! Ciao, Candy! Ma tu guarda ancora le carte a terra. Willy, vieni qui. Sì. Capo, senta... Sì? Me lo sa, fa piacere avere sua figlia qui. Candy lo sa, io la conosco da quando era un piccolo... Un unicornetto così e... Però, capo... sputa il rospo. Capo, si sta mangiando tutte le mie ciambelle. Le vogliamo dare un freno. Me ne occupo io. Grazie. Ehi, figlia!
Allora, come sta procedendo con il tuo racconto? Più o meno bene, papuccio, cioè non lo so, anche se sono qui, però non lo so, non riesco a scrivere, non riesco a inventare cose. Queste le prendo io, che se devi adesso tua madre mangiare queste cose, ecco. Tanto c'è un'altra qui. No. Questo non è il posto per te. In che senso? Io ci vengo sempre a studiare qui. Sì, ma per il tuo racconto non ci siamo, non sei ispirata. Non è questo quello di cui avevi bisogno. No, infatti. Vabbè, allora niente, tanto alcuni compiti li ho finiti, vado alla pasticceria a mangiare altri dolci. No, vabbè, mi prendo un frappè. Oh, un frappè. Lo porto anche a voi? No, grazie, signorina, va bene la... Una! Sì, mi ha lasciata una. Una sola ciambellina per tutto il giorno! Oh, mamma. Va bene, allora io vado, vado. Ciao, cattivone. Ciao, piccolo unicorno. Una ciambellina, capito? Ce n'è solo una. Ma, capo, l'ha mangiata lei! Sai perché? Perché? Perché io sono il capo. Ecco perché. Allora, chi è di pattuglia oggi? Dobbiamo indagare. Su cosa, capo? Beh, su quello che ha mia figlia. Candy? Sì, mi nasconde qualcosa o lo nasconde a se stessa. Dobbiamo vederci chiaro. Molto chiaro. Avete sentito? Quest'anno a Rainbow City aprirà il parco delle zucche. Che bello! Non vedo l'ora di andarci e disegnare tutto. Mi farai da modella, Marine? Certo che sì! Oh, anche tu, Daisy! A non scherzare proprio, io non faccio da modella a nessuno, men che meno su una zucca. Che bello! Potremmo fare il set di Cenerentola! Ma Marine, tra poco si avvicinerà Halloween! Allora una Cenerentola horror! No, per favore no! Candy, allora? Allora niente, sto solo a cancellare cose, ragazze, basta! Adesso dirò alla professoressa che io non voglio più partecipare al concorso! Ma Candy... Ta-ta-ra-da! Qualcuno serviva un frappè? Eccolo a te! Papparabà, papparabà! Oh, Jenny, sei di buon umore oggi? Sì, perché sono me stessa di nuovo, sono Jenny l'influenza e porto l'allegria! Woohoo! Ok, dai Candy, bevi il tuo frappè al caramello? Sì, bevo il mio frappè, ecco, non c'ho più nemmeno parlare, perfetto. Scusate ragazze, vado un attimo in bagno, forse ho esagerato con le ciambelle. Non l'ho mai vista così. Già, e perché non l'abbiamo mai vista così? Hai la soluzione? Beh, sì, è perché si è lasciata con Jimmy. Cosa? Ma non avevamo detto che Candy ha superato la rottura con un ragazzo meglio di chiunque altro? Sì, ciò non vuol dire che lei non ci stia male, anzi, ognuno vive la rottura a modo suo. Candy forse ha solo fatto finta di prenderla bene. Ah, voi dite? E ora però il suo inconscio le sta dicendo che sta malissimo. Ecco perché non riesce a creare. Il mio professore d'arte lo dice sempre: tu crei quello che senti. Candy non riesce a inventare storie perché le manca Jimmy, perché non è felice, perché è arrabbiata. L'avete mai vista arrabbiata? Solo quando Jimmy le ha rotto il corno d'unicorno. Esatto, poi gliel'ha regalato di nuovo e insomma... Candy deve guardare in faccia alla realtà. Candy deve guardare in faccia alla realtà. Sembra molto divertente questo parco delle zucche che dovrà aprire in città. Non vedo l'ora di andarci. Ehi, sicuramente saprò mimetizzarmi alla grande. Eh? Oh, ah, sì. Certo, questa cosa non ha senso. Perché non inventi una storia su tipo una principessa delle zucche? Una zucca che si trasforma in un'umana. Una zucca che si trasforma in un'umana. Sì, perché non vuole essere intagliata per Halloween o tipo messa nelle torte o tipo, e quindi si trasforma in un'umana per... Tu vuoi fare la stilista, Glitter? Sì, ecco, appunto. Quella brava a inventare storie sei sempre stata tu. Perché non scrivi una storia d'amore?
No, storia d'amore no. Ho visto che qui c'è un solo personaggio che sta cercando di risolvere un caso. E magari metterci un ragazzo. No, non in tutte le storie ci sono i ragazzi. E perché non vuoi metterlo in questa? Magari potrebbe ispirarti. Le storie d'amore sono più semplici. L'amore non è semplice, Glitter. Che stai dicendo? Sto solo cercando di dire che... Salve, signora Sopard. Oh, Jimmy! Da quanto tempo non ti si vedeva da queste parti? È perché ci sono lasciati! Sì, esatto. Sì, però sono venuto qui per aggiornare Candy su un'importante questione scolastica. E, insomma, ho ottime notizie sul professor Giustino e tutto il resto. Volevo dargliele di persona. Oh, certo, è in camera sua con Glitter. Stanno provando a inventare una storia, ma Candy non ci riesce. Forse non è più un piccolo unicorno. Non scherziamo. Candy, sto solo cercando di dirti che stai ancora soffrendo per Jimmy. Eh? Cosa? Ma sei impazzita, ma l'ho detto a tutti, come ve lo devo dire? L'ho superata, basta, si chiude una storia, a posto, si va avanti. Non l'hai chiusa davvero, Candy? Ad ammettere che tu stia ancora soffrendo per Jimmy non c'è nulla di male. Sì, forse hai ragione, forse... Boh, mi stai dicendo di mettermi a piangere? Ti sto dicendo di pensare a Jimmy, pensare che non stai più con lui e... E al fatto che mi manca tantissimo il Jimmy Puccio, che non capisco che cosa ho fatto di sbagliato. Oh, hai già fatto Jimmy? La vedo troppo impegnata con Glitter, facciamo che torno un'altra volta, ok? Non ditele che sono passato, per favore.